Ciao ragazzi, io sono Red e oggi non solo, abbiamo finalmente i microfoni nuovi, quindi dovreste sentire la mia voce in maniera molto lussuosa, lussureggiante, piacevole, gustosa. Ma soprattutto portiamo un nuovo format, ovvero le top 10, anche se questa è una top 3. Con questo vogliamo dare inizio quindi a questa piccola rubrica in cui periodicamente, alcune cose ogni anno, vi portiamo determinati contenuti che tendete a chiederci di più sui social, che trovate comunque in descrizione. Quindi da questo momento in poi ogni tanto vi caricheremo vari tipi di listoni, top 10, top 3, top 5 su determinati argomenti. Spero che la cosa vi piaccia, nel caso fatecelo sapere nei commenti e cliccate quel bellissimo like. Come avete letto dal titolo, oggi andremo a presentarvi i 3 migliori fucili per iniziare. Ovviamente secondo noi, se qualcuno nei commenti vuole scrivere che secondo lui il miglior fucile per iniziare è la fionda del nonno, può farlo ed è libero di esporre le sue idee. Sì, ma poi non sospetti che abbia comprensione. Tra l'altro vi butto dentro quest'ulteriore nuova informazione. Prima della sigla cominceremo a fare anche una rubrica con i commenti più imbecilli che riceviamo. Visto che in quest'ultimo periodo vi siete impegnati, o perlomeno alcuni di voi sono impegnati, abbiamo deciso di fare questa cosa. Sigla. Vabbè, ora l'abbiamo perso nella prossima mezz'ora. Infatti. Cos'è che stavo dicendo? Sì. Delle minchiate. Oh, hai rotto il post. I 3 fucili che vi andremo a proporre oggi sono stati scelti e selezionati in base ai 4 elementi principali che qualcuno che si sta avvicinando al mondo del software cerca nella propria replica. Primo tra tutti è la compatibilità. Con compatibilità intendiamo sia la compatibilità dei pezzi esterni, quindi degli accessori, sia dei pezzi esterni che si possono rompere, che dei pezzi interni del fucile. In quanto essendo fucili che sono destinati comunque a persone che ancora non sanno manipolare la propria arma come devono, è più facile che vi si rompano perché siete dei coglioni. Ovviamente sto scherzando, però sostanzialmente il punto è questo. Il secondo elemento invece è le prestazioni della vostra replica, ovvero far sì che la replica, per quanto sia un entry level, abbia la capacità di tenere testa o perlomeno sparare in maniera abbastanza simile e garantirvi quindi di poter giocare senza problemi in campo. Il terzo punto è la maneggevolezza, ovvero visto che vi state approcciando a questo mondo così bello ma così complicato del software, vi servirà un fucile che sia comodo da utilizzare, che si adatti più o meno alle necessità del vostro corpo e soprattutto che non pesi un'ira di Dio, perché se il fucile pesa tanto riuscirete a rendere meno in campo e vi sarà sicuramente più difficile fare tutte le movimentazioni dell'arma che vi servono per poter giocare. Le movimentazioni? Sì, ed è corretto incredibilmente, cercalo su Google, pezzo di me. Ultimo punto, che è anche quello che interessa la maggior parte di voi che state guardando questo video, perché vi conosco, mascherine, è il rapporto qualità-prezzo, ovvero quanto costa il fucile in rapporto a quello che vi può offrire, quindi sostanzialmente gli altri 3 punti mischiati, impressati insieme a un numero, ovvero il prezzo. Bene, passiamo quindi alla top 3. Non ho capito. Sei disabile, basta, fra. Ok. Al terzo posto troviamo l'M4 S Recon Submod della linea e anche materiale Carbontech. Questa replica è una delle migliori opzioni che potete considerare se vi volete avvicinare al mondo del software. Torna al tuo posto. Oltre ad avere un costo estremamente contenuto, ha il vantaggio sostanziale di essere sia comodo che versatile, in quanto grazie a differenti e svariati attacchi cinghia vi permette di potervelo attaccare sostanzialmente dove cacchio vi pare, insomma. Un'altra cosa che ho apprezzato molto è che, incluso col fucile in stock, vi siano sia i copri RIS, tipici del modello Submod, ma anche il calcio frontale, quindi 2 piccole aggiunte che sicuramente chi si avvicina a questo mondo troverà molto utili. Altra cosa che ho apprezzato molto è il fatto che sia stato incluso un caricatore in metallo, quindi full metal, molto carino, pregiato, maggiorato, che all'inizio sarà il vostro miglior amico, in quanto dovrete sparare innumerevoli colpi e vi permetterà di farlo in maniera semplice senza dover ricaricare in continuazione. Per quanto riguarda la compatibilità, è un Submod, il che significa che è compatibile con la stragrande maggioranza di tutti quegli accessori da R15 di cui il mondo del software è pieno. Per quanto riguarda l'interno, sostanzialmente è un interno standard, quindi è compatibile con la stragrande maggioranza di tutte le modifiche che possiate volere. In particolare Evolution l'ha già equipaggiato con cambio molla rapido, accesso al vanomotore senza cacciaviti e il gearbox è già predisposto per montarci sopra le centraline ETS3. Come detto, essendo fatto in Carbontech, è estremamente leggero, allo stesso tempo solido e si adatta a tutti i vostri bisogni, anche grazie al limitato però comunque presente parco accessori che lo rende veramente perfetto per un Submod. Per quanto riguarda le performance, supera i competitor dello stesso prezzo, in quanto si adatta già alla perfezione al limite di potenza italiano già di serie. Per quanto riguarda invece la qualità prezzo, è fenomenale, non tanto perché costa veramente poco, in quanto di fucili che offrono queste caratteristiche per lo stesso prezzo non ce ne sono sostanzialmente. Ci si avvicinano Specna e GNG, peccato che però Specna non è predisposta per il nostro mercato e GNG non offre gli stessi accessori.
accessori. Al secondo posto di questa incredibile top troviamo la RP9 della G&G. Veramente bello, se devo essere sincero. Come stile ricordo ovviamente una mitraglietta, ma come performance tiene testa la maggior parte delle repliche d'assalto. Cominciamo a vedere del metallo, tra l'altro in un bellissimo battleship grey, colore per me fenomenale, uno dei migliori sinceramente. Wrist and lock di serie in alluminio, calcio molto carino, simil PDV. Caricatore maggiorato ovviamente in dotazione, molto carino che sia quello simil 9 mm. Altra cosa veramente apprezzata è ovviamente il fast trigger già di serie. È una boccata d'aria fresca e soprattutto uno di quei fucili un pochino più particolari per evitare di dover sempre parlare di M4, AK e quella roba lì. Passiamo ovviamente ai quattro elementi per cui l'abbiamo scelto. Per quanto riguarda la compatibilità degli esterni, quindi con i possibili accessori, è un simile M4, quindi valgono tutte le cose dette per il soap mode. Ci potete attaccare quello che vi pare. Unica piccola pecca è il caricatore, non tanto perché sia brutto o fatto male, ma perché è dedicato. Che significa che se ne volete comprare una serie vi tocca prenderli apposta della G&G. Per quanto riguarda gli interni sono standard, quindi Gear versione 2, potete farci tutte le modifiche che vi pare in futuro ed è abbastanza affidabile. E soprattutto esce già con motorino Ifrit, quindi spinge per bene questo piccoletto. Guarda che carino, è un patatone. Per quanto riguarda l'ergonomia, come potete vedere è sostanzialmente un fucile veramente veramente compatto. Pesa pochissimo per quanto sia, come detto, in full metal ed è per quelli di voi che vogliono un gameplay un pochino più aggressivo, quindi correre magari, spostarsi in maniera veloce senza avere l'ingombro di un fucile molto lungo, molto pesante. Per quanto riguarda le performance, quindi sostanzialmente quello che vi è all'interno, come detto, grazie sia al motore Ifrit che alla centralina ETU, questo affare spara veramente, e dico veramente bene. È giustificabile quindi un prezzo un pochino più alto. Passiamo quindi alla qualità prezzo. Sinceramente è uno dei G&G con un rapporto qualità prezzo più fenomenale, in quanto sono riusciti a risparmiare dove era giusto e si poteva risparmiare e di investire invece dove era necessario farlo. Infatti sono riusciti a buttare sul mercato una chicca che costa poco e offre performance molto alte. Infine vincitore di questa incredibile top è la serie Ghost, in particolare il modello M. Se siete interessati a una recensione un pochino più importante, più descrittiva, più completa, vi lascio la schedina qua sopra, ci potete cliccare sopra. Noi adesso andiamo ad analizzare sostanzialmente perché questo è il vincitore tra i fucili da beginners. Era una scelta scontata mettere questo fucile, questa serie di fucili come vincitrici di questa top, semplicemente perché chi l'ha provato, chi l'ha comprato e chi ci segue e chi ho visto utilizzarlo in campo, tra l'altro, non è rimasta per niente deluso, anzi si è ricreduta veramente tanto e ha cominciato a porre moltissima fiducia in Evolution, come noi abbiamo sempre fatto. Questo perché non solo i materiali sono di ottima qualità, RIS in alluminio aeronautico, polimeri veramente solidi, ragazzi, caricatore monofilare di stock, te lo danno col fucile, è un sogno. Disegnato in Italia, ragazzi, possiamo essere fieri di qua. No, sto scherzando. Finito di fare la dodicenne esaltata, questo è veramente un ottimo modello. Ed ecco perché. Partiamo dai primo dei quattro dell'Ave Maria, ovvero gli esterni. Ovviamente è ottimo, soprattutto perché abbiamo un RIS M-Lock, quindi togliamo tutto il peso in eccesso ed è comunque compatibile con tutti gli accessori che il vostro piccolo cuoricino possa desiderare. Visto che stiamo parlando di paramano, è importante anche dire che non ha vinto questo modello in particolare, che è l'M, ma ha vinto la serie con l'XS, con la L, con tutte le varie taglie di canna possibili, in quanto vi permette un'ergonomia e una mobilità estrema e soprattutto di trovare il modello che più vi piace indicativamente allo stesso prezzo. Per quanto riguarda gli interni è un Evolution di ultima generazione, quindi al suo interno ci sono tutte quelle features di ultima generazione che tutti noi abbiamo imparato ad amare, come per esempio l'ETU, ovvero il grilletto elettronico. A proposito di grilletto, visto che me lo sono dimenticato prima, avete ovviamente il fast trigger, che ormai è diventata una cosa essenziale quando sto ragionando se comprare o meno un fucile. Come standard Evolution troviamo ovviamente il cambio molla rapido e anche l'accesso rapido al motore. E dulcis in fundo ovviamente troviamo canna di precisione, cosa che vi ho già detto mi fa morire tutte le volte che lo so, e OPAP rotativo in dotazione. Per quanto riguarda l'ergonomia, l'ho già accennato prima, essendo una serie di fucili, quindi disponibile con varie taglie di canna, si sposa perfettamente a tutti i vostri bisogni. Ovviamente sia come peso che come comodità nell'imbracciarlo e nell'utilizzarlo è veramente veramente ben congegnato. Non a caso comincio a vederne una quantità in campo che fa spavento. Per quanto riguarda le performance non spendo troppe parole, in quanto, come vi ho già detto ed elencato, tutte quelle piccole chicche che sono disseminate nel fucile sia negli esterni che nell'interno rendono questa replica una bomba in campo. Per quanto riguarda il rapporto qualità-prezzo, ovviamente non è
il più economico tra i fucili economici che potreste valutare di comprare quando vi dovete immergere appunto in questo mondo del soft air, ma è comunque la scelta migliore in quanto vi offre già di stock una bomba di fucile su cui dovete montare il mirino e poi potete andare a fare i culi, un'affidabilità unica degli interni veramente ben curati per un prezzo veramente veramente allettante. Siamo arrivati alla fine di questa incredibile top, ci siamo cimentati in questo nuovo format che speriamo vi piaccia, vi ricordo di dare un'occhiata in descrizione per tutti i link dei prodotti di cui vi ho parlato, merito e complimenti soprattutto vanno a Devolution che è riuscita a posizionarsi su 2 posizioni su 3, potrebbe sembrare che la osanniamo più di quanto dovuto, ma in realtà siamo stati molto molto oggettivi, semplicemente buttano continuamente sul mercato dei prodotti veramente veramente buoni e di alta qualità e ci piace quindi dargli i meriti quando appunto se li meritano. Inoltre ne approfitto per accennarvi che alla fine di quest'anno tireremo le somme e faremo una specie di nomination awards, un Oscar sostanzialmente, con i migliori fucili di quest'anno che è appena cominciato, quindi stay tuned. Vi ricordo nuovamente di iscrivervi al canale, attivare la campanellina, controllare nuovamente tutti i link in descrizione, compreso il mio Instagram, l'Instagram del negozio, e siamo a Reggio Emilia. Mi hanno detto di ricordarvelo perché ogni tanto non lo sapete, siamo a Reggio Emilia. Veniteci a trovare. Stay hungry. Ma che cazzo di... Vedi, sai qual è il tuo problema?